Qualche chilometro fuori da Piazza dei Miracoli, nell'antica abbazia di San Piero, restano le tracce della storia di Pisa Marittima. La chiesa, infatti, è costruita nel luogo dove arrivava la linea di costa e dove, secondo la leggenda, nel primo secolo d.C. sbarca anche l'apostolo Pietro, diretto a Roma per predicare. Il ciclo di affreschi di questo gioiello dell'architettura racconta che le grandi navi potevano attraccare vicino al centro città ed era Pisa, prima di Livorno, la meta finale di ogni viaggiatore. Davanti a Pisa c'era un grande golfo, il Sinus Pisanus. La maggior parte delle navi approdavano verso Livorno, il Portus Pisanus era localizzato alla periferia di Livorno, mentre altre imbarcazioni di pescaggio minore potevano arrivare, dato che sappiamo dalle fonti che il golfo era caratterizzato da fondali molto bassi, potevano arrivare fino alla città. Il paesaggio doveva essere un paesaggio a canali, una cosa molto simile alla zona di Comacchio o alle piane olandesi. Immaginatevi una pianura regolarizzata e divisa in quadrati da questi canali centuriali fatti dai romani che servivano a drenare il terreno. In tempi antichi i romani avevano drenato e canalizzato l'area del Sinus, che dalla foce dell'Arno di San Rossore arrivava fino al Serchio e abbracciava tutta la Toscana occidentale. Per molti secoli, le loro reti di canali e gli approdi sulle rive dei fiumi costituirono il sistema portuale di riferimento. Liburnus era la parte marginale di questo complesso navigabile, al cui centro era Pisa. L'abbazia di San Piero a Grado, a quel tempo, era sulla spiaggia e nessun luogo testimonia meglio i cambiamenti avvenuti nei secoli successivi. Oggi, infatti, la chiesa è lontana dal mare, perché una serie di alluvioni ha causato l'interramento dei fossi, lo svuotamento del braccio meridionale dell'Arno e lo spostamento della linea di spiaggia. Sommovimenti geologici hanno così allontanato Pisa dal mare e dalle sue tradizioni navali. San Piero è diventata una chiesa di campagna e oggi solo scavi archeologici possono riportare alla luce la reale dimensione del porto antico. Quando nel 1998, nei pressi della stazione di San Rossore, si trovarono i primi frammenti di legno, nessuno immaginava quale contesto si sarebbe andato a scoprire. Un incrocio di canali che raccoglieva almeno 30 relitti intrecciati in una serie di progressive alluvioni dal II secolo avanti Cristo fino al VII secolo d.C. Con la colonizzazione romana ci fu il taglio di gran parte degli alberi che caratterizzavano la zona e cominciarono quindi di conseguenza una serie di disastrose alluvioni che a cadenza più o meno cinquantennale devastavano tutta la campagna, raccogliendo le navi, sovrapponendole e intrecciandole negli avvallamenti del terreno. Tra il primo e il VII secolo, le alluvioni travolgono alcune navi all'ancora. 2000 anni dopo, gli archeologi ritrovano i loro resti conservati perfettamente dal terreno. E quello che le sabbie profonde restituiscono è davvero straordinario. Al centro di restauro del legno antico di San Rossore si riparano con tecniche all'avanguardia migliaia di reperti, anfore, cesti, monili, strumenti di navigazione, carichi navali, ma anche oggetti privati che raccontano la ricchezza e la varietà di scafi che attraversavano il porto fluviale. Abbiamo trovato tantissimi reperti collegati alla vita di tutti i giorni, scarpe, sandali, vestiti. Un grembiule di cuoio, abbiamo trovato mazzuolo e scalpello
di un Faber Navalis, di un falegname per le riparazioni delle navi. Uno dei reperti più strani è la cosiddetta cassetta del marinaio. Si tratta di una cassetta di legno, una cassapanca, una piccola cassapanca portatile che conteneva una quantità di monete pari alla paga mensile del marinaio, un astuccio che conteneva uno stilo scrittorio, un bastoncino di una lettera, un bastoncino che portava a volta una lettera di pergamena, un acciarino con la sua pietra focaia e un barattolo di pomata per la tosse. Tutte le navi e le suppellettili entreranno presto a far parte di un museo dedicato all'arte della navigazione antica in allestimento negli arsenali Medicei di Pisa. Abbiamo navi da diporto, navi da carico, un traghetto, navi e barche da palude e da acque interne. Quindi è un campionario abbastanza dettagliato di tutta la tipologia della storia navale. Gli oggetti del passato permettono di immaginare la vita di mare ai tempi dei romani. Pisa era in quel tempo un centro commerciale di medie dimensioni, più piccolo di Ravenna o Roma, ma era una tappa obbligata sulle rotte che dalla Spagna scendevano fino alla Campania. In un'epoca in cui non si viaggiava molti giorni per mare, la posizione la rendeva strategica. Non a caso, anche dopo la fine dell'impero, con la sua flotta e i suoi porti, la città si impone come repubblica sul Mediterraneo. E lo splendore raggiunto tra l'11 e il XII secolo, grazie ai commerci marittimi, è testimoniato dai monumenti più celebri della storia italiana. Alla fine del 1200, il destino di Pisa però cambia. La Repubblica è ormai fisicamente lontana dalla costa e la lunga rivalità con Genova si conclude con una sconfitta. Sulla torre della piazza c'è un rilievo che ricorda la battaglia allo scoglio della Meloria, quando nel 1284 la flotta toscana si è scontrata in una furiosa battaglia con quella genovese davanti a Livorno. Fu una delle più grandi battaglie della storia navale, dove morirono migliaia di soldati e 11.000 pisani furono fatti prigionieri. La disfatta di Pisa è l'inizio del suo declino.